Eccoci nuovamente in studio. Allora, adesso ci ha raggiunto in studio Elio Arienti. Buonasera Elio. Buonasera ragazzi. Allora, stavamo parlando appunto della lotta scudetto, la partita ieri sera fra Roma e Juve, secondo posto, Napoli, Lazio, la Lazio comunque resta dietro. Abbiamo fatto una domanda ai nostri telespettatori se per quanto riguarda la questione scudetto è già chiusa o no. Lo chiedo a te, l'abbiamo chiesto Beh, ai dopo nostri. la partita, dopo lo scontro diretto, direi proprio di sì. A questo punto, con 9 punti di vantaggio, mi sembra praticamente irraggiungibile. La Juve credo che si sì, può perdere una partita, forse anche due, ma la Roma le deve vincere tutte, eh? C'è niente da fare. Certo, la Roma, come Quindi. diceva Garcia, secondo te si deve tenere stretta il secondo posto, deve stare attenta al Napoli che sta inseguendo, oppure Sì, dopo la sconfitta del Napoli. ma guarda, ogni tanto il Napoli ha delle battute a vuoto, per cui credo che la Roma, se da qui alla fine sbaglia il meno possibile, il secondo posto è suo. Altrimenti deve guardare, ma attenzione perché il Napoli deve guardarsi dietro Certo. da Lazio e tutte le altre, perché la Lazio è in netta ripresa, attenzione, Certo, ragazzi, non è da sottovalutare. e infatti parliamo anche della Lazio perché ha ritrovato comunque un giocatore come Filipe Anderson, veramente fondamentale per questa squadra, per la squadra di Pioli. Eccezionale, ha fatto un gol eccezionale ieri Ha fatto un assist eccezionale. anche assist, eccezionale. Poi tornando a parlare della classifica, da non dimenticare che c'è una Sampdoria che potrebbe inserirsi. Potrebbe. Tu credi ancora nella Sampdoria che può? A meno che non si abbia rovinato la squadra con l'acquisto di Eto'o, perché adesso dovrebbe rientrare Eder, che per me è il Sì. migliore della squadra, che abbia creato un problema. Però per fortuna c'è Mihajlovic che li calma Ti tutti, chiamo a tutti. non c'è problema. Lui, Secondo te, Sergio, fra Lazio, Fiorentina, Samp, qual è la squadra che sta andando meglio, secondo te, in Della questo momento? Lazio si è parlato poco perché si è sottovalutato e si sono pensate più alle vicende del suo presidente, più che altro, più vicende extracalcistiche che sul campo. Ci si è Sì. concentrati poco sulla Lazio come squadra, però veramente una buona squadra. Però secondo me per il terzo posto è molto più pericolosa la Fiorentina che la Lazio. Vedo meglio, molto meglio la Fiorentina. In Vedi, in questo momento questo dici? momento sì. Fiorentina quindi è favorita. Andiamo a parlare invece dei problemi delle due milanesi, quelli di Milan e Inter. E qui la domanda come ogni giorno si può dire, perché veramente ogni giorno cambiano le carte in tavola dopo vittorie dell'Inter, piccole riprese del Milan, proprio piccole, comunque qualcosa c'è, però l'Inter che comunque se il presidente perde contro Fiorentina in casa dopo. L'Inter ha un gruppo di giocatori che deve decidere le posizioni in campo solo, perché secondo me la squadra c'è, solo che fa confusione un po', e questo mi stupisce, Mancio, nel mettere i giocatori in determinati posti del campo che sono anacronistiche per quelli che mette a sinistra o a destra. Però i giocatori per fare un buon campionato ce li ha. Deve solo indovinare la formazione fissa, perché sciupare così Kovacevic in quella maniera lì Kovacic. Sì. che è giovane, a me dispiace moltissimo perché per me è un grandissimo talento. Poi non parlo del Milan, adesso la passo a loro. Sergio, chi sta peggio secondo te fra Inter e Milan in questo Ma momento? secondo me sta peggio il Milan. Peggio il Milan perché l'Inter anche con la Fiorentina magari non meritava neanche di perdere. Il Milan mi è capitato anche di vederlo a San Siro contro l'Empoli, sinceramente l'ho visto veramente male. A parte che ho visto un grande Empoli, però non danno proprio l'idea di squadra, anche Destro era solo lì abbandonato da solo, Sì. anche se sarà più un discorso mentale, perché comunque i giocatori del Milan sono dei bravi giocatori, però c'è qualcosa che non va nella squadra, vedo meglio l'Inter. Elio, i giocatori del No, Milan no, sono. vedo anche io molto meglio l'Inter, perché l'Inter è squadra e il Milan assolutamente no. Non ha neanche un gioco, non ha assolutamente nulla. E poi non sono d'accordo sui bravi giocatori, cioè 22 pippe, una peggio dell'altra. Una peggio No. dell'altra, sono delle robe ignobili, ignobili. Cioè, francamente, non so come si possa dire che il Milan è una squadra di calcio. È una Perché cozzaglia di personaggi tutti quanti in cerca d'autore, Pirandelliani, tutti cioè, quanti in dice cerca che d'autore. fra Cioè, tutti i ragazzi, non giocatori so. del Milan non ne viene fuori uno.
Guarda, in difesa se le i sei difensori centrali se li metti assieme forse riescono a fare, guarda cosa ti arrivo a dire, eh? Cioè che il che è una roba, arrivano forse a fare Ranocchia. Forse la vedevo un po' titubante. Scusa, a centrocampo se li metti tutti assieme magari arrivano a fare Hernanes, magari. Presidente, in attacco, lei, dopo gli darò un consiglio. No, non hai messo così male il un Milan. Consiglio ma che posso, un consiglio che posso dare a Inzaghi. Posso, dove lo mettete? Se ne vada. Con la squadra, no, no, dico, no? Per rimanere. Sì. Per rimanere. Sergio, daglielo qualcosa, vattene, guarda, perché non è ha una squadra che assomiglia ai tempi miei, prima che arrivasse Rocco al Milan, che non avevano un po' di confusione. Rocco, sì, sai come ha potuto ricostruire? Fare un bel catenaccio, anche se Milan e giochi San Siro, un bel catenaccio e fare il contropiede. È l'unica ma maniera. Quello, ma è quello che sta facendo. No, non ci riesce a fare. Sì, cioè, sì, lascia degli spazi dietro. No, non so, capito, perché ci sono delle pippe, è quello che ti ho detto. E lui non che riesca a metterla. Non riesce, ma la non squadra ha, di, ma, in fase Sergio, difensiva Sergio, non per ha, salvarsi. Non ha l'idea, è un neofita, un apprendista stregone. Io fin dal primo giorno l'ho definito così e continuo a definirlo come tale. Cioè non ha idea di quello che è il mestiere, perché quello è un mestiere dell'allenatore, non ce l'ha. Lui ha allenato dei ragazzini fino all'anno scorso, ma di cosa stiamo parlando, Sergio, ragazzi? Tu sei d'accordo, perché comunque ci sono delle statistiche che fanno vedere da quando c'era Allegri, poi Seedorf e adesso Inzaghi. È vero che quello che ha fatto più punti di tutti è stato Seedorf, però Allegri lo vediamo adesso con la Juve, lì in vetta, quindi forse sono i giocatori più che l'allenatore. Sì, ma i giocatori del Milan non sono dei grandi giocatori, solo che magari giocare in una piccola squadra, media squadra, non è come giocare nel Milan. Non sono, cioè, non ha dei grandi giocatori il Milan, ma Menez, Bonaventura, cioè, non credo siano delle pippe clamorose. Poi, no, cioè, nel senso, chiaramente giocare nel Milan è diverso. Io li ho messi nel gruppo. No, però, nel senso, ci sono dei bravi giocatori, però giocare con la maglia del Milan e giocare con la maglia magari dell'Atalanta non è la stessa cosa. Cioè, nel Milan comunque chiaramente devi fare qualcosa di più, anche lo stesso Cerci che a Torino giocava bene. Vai a giocare nel Milan, devi fare... Ma ragazzi, Cerci ha fallito da qualsiasi parte, è andato, ha fallito a Roma, ha fallito a Firenze, ha fallito all'Atletico di Madrid, sta fallendo al Milan. Ha fatto bene al Torino. Ma perché... Cioè, allora che cosa vogliamo? La risposta a questo quesito qual è? Quella di assumere Ventura? No, magari per far giocare Menezes. Ragazzi, ma dai, ma aspettiamo. Ventura ha difeso sia Cerci che Immobile. Perché Ventura aveva organizzato la squadra in modo da sfruttare le caratteristiche di Cerci e di Immobile. Ma ha fatto la squadra solo per quei due giocatori lì. Non si può però il Milan fare la squadra per... Non so, per Immobile e Cerci. Per Immobile non si può fare per anche il Milan, perché il Milan sta puntando Immobile. Allora, se vuol fare quel tipo di... Se non lo sapete, sta puntando Immobile. E allora deve fare come Cerci. Ventura. E allora cosa devi fare? Devi chiamare Ventura, perché qualsiasi allenatore che metti gioca non è in grado di gestire catenaccio. Gioca con catenaccio e contropiede. No, non c'è discorso. Ventura gioca così. Sì, però almeno, Sergio... Almeno vai a San Siro. San Siro deve sopportarlo. Aspetta, vai a San Siro e dici: vabbè, almeno vedo il Milan giocare. Dopodiché perde, vince, pareggia. Ma almeno vedo il Milan giocare. Oggi vai a San Siro e ti addormenti. E ti addormenti. Sperando di non perdere. Sì, vedi la squadra avversaria giocare bene. Vabbè, grazie, ho capito. Ti incazzi ancora di più. No, ho capito. Sì. Sergio, secondo te allora il Milan cosa dovrebbe fare in questo momento per migliorare un po' la situazione? Il tuo parere? Adesso non lo so, Inzaghi, penso il destino di Inzaghi sia segnato, nel senso cercano di arrivare a finale con Inzaghi, ma boh, non lo so, penso che magari troveranno una soluzione interna, perché come si legge anche sui giornali pare abbia perso il controllo del gruppo, dei ragazzi. È una situazione un po' strana, nel senso, forse anche per il bene di Inzaghi stesso è meglio che vada via. Sì, ma ragazzi, ho capito, ma la situazione interna qual è? Tassotti? Sì. Quella momentanea sarebbe dicono l'unica quella. Non c'è altro, perché lui, il signore degli anelli ha già deciso che lui tre allenatori non li paga.
c'hai Alibropaga Seedorf, c'hai Alibropaga Inzaghi, comunque, il terzo non vuol pagare. Se esonera Inzaghi, Seedorf non può tornare per tutta una serie di ragioni che sappiamo e che non stiamo qui ancora a disquisire. L'unico è Tassotti. Elio, piccola nota breve. Piccola nota, Tassotti che non è per nulla amato dal presidente. Piccola nota breve, Berlusconi ha detto comunque che a fine stagione si saprà il futuro del Milan, visto che comunque sono state tante voci in questi giorni. A fine stagione ha detto la situazione sarà più chiara. Presidente, lei ci crede? È logico che deve chiarire bene la situazione, però in questo momento cercare di salvare il salvabile è cercare di fare i punti più possibili, datemi in retta, perché un Milan, mi ricordo, ha fatto in tempo anche andare in Serie B nel passato. Allora, a questo punto devi giocare con grinta nei giocatori, dargli carica e soprattutto non perdere. Certo. Questo è il principale. All'attacco due o tre ragazzi anche che sanno giocare fuori classe di contropiede riescono a farlo. Benes, come si chiama? Paffini. Ho capito, ma bisogna dargli il pallone, ragazzi. Basta ridargli al momento giusto, se tiri fuori l'avversario. Cioè, Sergio, il famoso discorso della tua epoca, palla lunga e pedalare? Brava. È quello? Quello che ha fatto Rocco. Complimenti. Quello che ha fatto Siamo Rocco. Alla modernità più totale. Ma deve salvarsi bene, in questo momento il Milan. Deve salvarsi. Allora, passiamo ad un altro argomento che non manca tantissimo. No, ma scusa, un secondo solo. Dobbiamo parlare, siamo veramente... Sì, ma il discorso Berlusconi. A giugno non ci sarà nulla di chiaro, sarà ancora più buio di quello che sarà in questo momento, e vi spiego perché visto che abbiamo qui il presidente Sergio Berghiente, vorrei parlare un attimo brevemente del Parma, della situazione che sta vivendo. Ancora non riesce a giocare, lei aveva vissuto il Parma ha fatto questa stessa situazione, l'ho avuta io nel 1968 a metà campionato. Barilla e Savarniani erano i due proprietari, hanno litigato e hanno dato le dimissioni, e noi siamo rimasti con la squadra senza soldi fino alla fine, e siamo arrivati sesti ugualmente giocando, però la federazione ci aveva promesso che mi ha dato l'aiuto. Il 50%, cioè. Adesso qua invece niente. Ma a noi ce l'hai data fino a campionato, eh? Sì, abbiamo giocato qui, gratis? No, qui hanno detto che la federazione non vuole entrare. Però ci pagavano il viaggio e anche il mangiare. Ecco, meraviglia. Però è stata una identica situazione, lite fra i proprietari. 1968, è la prima squadra che ho avuto, e sono arrivato al sesto posto. Sergio, secondo te la situazione del Parma, cosa dovrebbero fare adesso i giocatori? È una situazione molto triste, è una storia da calcio dilettantistico, fallire le società che non giocano più il campionato. Se fallisce una società di Serie A vuol dire che è veramente una brutta pagina del calcio italiano. Poi, come si è capito, non penso giocherà più il Parma. Si arriverà a falsare anche un po' il campionato. Certo, è un po' una situazione un po' anomala e sicuramente non bella. Sì, anche perché sono tante squadre che ancora devono giocare contro il Parma, e quindi fino adesso ancora non sono stati assegnati i punti. E quindi... Emanuele, ricordiamoci, e qui sta l'inghippo proprio di cui diceva lui. Perché diciamo c'è anche la Juve che deve giocare. No, al di là della Juve, nelle ultime 6 o 7 partite il Parma le ha perse tutte ad eccezione di una, con la Roma. Sì. La Roma lì si è rimesso 2 punti. Sì. E che succede se tutte le altre vanno, non giocano e si prendono i 3 punti a tavolino? Certo, questo infatti è falsato, falsato. Dobbiamo chiudere con questo perché il nostro tempo veramente è scaduto. Grazie degli Orienti per essere stato. Grazie a voi, scusate per il ritardo. Grazie a Sergio Dautiglia. Grazie a voi, un piacere. Grazie al presidente Sergio Berghiente. Grazie a voi e ai sportivi. Grazie a tutti voi che seguite, vi auguro un buon proseguimento di serata. Il programma è stato offerto da Fare la spesa ti pesa? Vorresti farla in modo più veloce e conveniente? Scopri drugstore.it. Collegati al sito e scegli tra più di 5.000 prodotti. Entro 48 ore il tuo ordine viene spedito e lo ricevi comodamente a casa tua. Sconti oltre il 50% sui prodotti per l'igiene e la cura dell'infanzia, della persona, della casa e degli animali. E per te 5 euro di sconto con il codice offerta TV.